Protestano davanti alla presidenza della regione siciliana contro i tagli finanziari che rischiano di portare alla chiusura dell'Istituto dei Ciechi Flore e Salamone di Palermo, l'unico della Sicilia occidentale. In piazza Indipendenza, oltre al CDA e ai dipendenti dell'ente, ci sono i circa 70 allievi e le loro famiglie. La situazione è drammatica perché il contributo è stato dimezzato rispetto agli altri anni e quindi questo ci porterà a non poter aprire a settembre l'anno scolastico e quindi a riprendere le attività che l'istituto svolge da più di 100 anni. Siete qui di fronte alla presidenza della regione siciliana per chiedere che cosa? Per chiedere che venga ripristinato il contributo degli anni passati e che si rendano conto che il servizio svolto dall'istituto dei ciechi è un servizio che viene richiesto dai ragazzi ed è un servizio che noi alla fine prendiamo per conto della regione che in qualche maniera deve provvedere ai ragazzi disabili. Intanto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, ha convocato per mercoledì un incontro con gli assessori regionali competenti, i capigruppo dell'ARS e i vertici dell'Istituto dei Ciechi. Ma i genitori dei 70 ragazzi assistiti dall'ente chiedono al governo regionale di fare tutto il possibile per fare in modo che a settembre le attività riprendano regolarmente. Adesso siamo a rischio di chiusura, i nostri ragazzi a settembre, se non c'è un miracolo, rimarranno a casa, con chi? Non lo so, perché certo non mi posso fare licenziare io, a scuola no, sicuramente non mi possono, perché per quanto mi voglia, cioè, mi comprendano l'amministrazione dove io lavoro, certo non mi possono lasciare, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi all'infinito. E questo è quanto io volevo denunciare alle istituzioni, agli organi competenti, che veramente sono scoraggiata e mio figlio ancora di più.